delegazione ragusana è appena giunta a Sydney, un po' sconvolta da 24 ore di viaggio in aereo e soprattutto dal fuso orario. Però è già a proprio agio perché è stata accolta con veramente molto affetto qui dagli amici che sono qui, che abitano in Australia e che vengono tutti dalla Sicilia. Filippo Navarro, il proprietario di questa bellissima sala trattenimenti Conca d'Oro, non è l'unica sala di cui dispone, ci ha invitato stasera, intanto la ringraziamo per questa ospitalità. È stato piacere avervi qua con noi. Lei è, da dove viene lei? Io vengo da provincia di Trapani, Gibellina vengo io. E da quanto tempo è qua? 30 anni sono nel suolo. 30 anni, sì. E come ha costruito tutto questo? Forza di lavoro, pietre, tutto che abbiamo preso, Frank Lopresti abbiamo preso. Rosario Maniace ci ha gentilmente invitato a Sydney, gli chiediamo ecco, come funziona questa associazione, quanti siete gli emigrati e come vi organizzate? Dunque, di siciliani qui in Australia, a Sydney particolarmente ce ne siamo parecchi. La nostra la Federazione delle Associazioni Siciliane comprende 11 associazioni siciliane e noi altri ci riuniamo regolarmente, cerchiamo di continuare con le tradizioni siciliane, italiane e abbiamo molto piacere che voi altri siete venuti qui in Australia e vi diamo un benvenuto. Abbiamo qui il vicepresidente della nostra federazione, il signor Noiosi, il tesoriere, il signor Stivala, Angelo Rinaldi, Luigi Cantale, Romani, un romano che fa parte anche dalla Sicilia. Abbiamo il segretario, il signor Pino Palamara, Pietro Fontana, il signor Giuseppe Di Girolamo. Beh, questi siamo un po' delle varie associazioni, rappresentanti delle varie associazioni. Io sono Tony Maniasci e di vero cuore e di un buon siciliano vi auguro a tutti voi qui presenti, fratelli e sorelle care, di un felicissimo soggiorno, che voi portiate in Sicilia ricordi cari di noi che vi vogliamo tanto ma tanto bene. Noi siamo lontani, ma la Sicilia è incisa nei nostri cuori vivamente. Voi avete portato qui a Sydney questa sera profumo primaverile della nostra bella Sicilia. Buon soggiorno e tanto divertimento. Bravo. Narra la leggenda che quando Tony Noiosi è arrivato in questa terra era un deserto. È vero, era un deserto, sembravamo nei deserti dell'America, dei grandi film che facevano i capoboi una volta. Ma purtroppo abbiamo realizzato abbastanza per bene. Per fortuna avete realizzato. Abbiamo avuto una certa visione, che l'Australia era una terra molto giovane, e quindi era possibile realizzare come di fatto abbiamo realizzato. Quando sei arrivato? Il 1956. Da solo con la famiglia? Da solo, da appena 20 anni. Ci troviamo presso il Club Marconi, qui stasera si tiene la seconda rappresentazione teatrale delle compagnie di Giaratani e Chiaramonte in tournée qui in Australia. E siamo ospiti appunto di questo club, abbiamo qui con noi il direttore del club, Luciano Crema. Io sono uno dei 12 direttori, che in italiano sarebbe consiglieri, e naturalmente il presidente non c'è oggi qui, e io prendo le sue veci. E questo club è stato formato nel 58, l'apertura è stata il 2 agosto del 58, ed erano la gran maggioranza di emigranti italiani, ma tra questi c'erano anche altre nazionalità, c'erano anche australiani, per quello che il Club Marconi quest'oggi è un grande club, perché il Club Marconi non ha voluto soltanto accettare gli italiani, ma hanno voluto accettare qualsiasi di altra razza, religione, di colore, non era nessuna importanza, l'importante è che erano gente brava, e infatti il Club Marconi oggi è uno dei più grandi club popolari dell'Australia, e oggi abbiamo... Erano 235 soci fondatori in quel periodo, e la più grande cosa che hanno fatto, hanno conquistato questo terreno che sarebbero come 10 ecre, e adesso ne abbiamo, in ettari sarebbero come una quindicina di ettari, credo che siano. E il club oggi ha 8.000 soci e sta ingrandendo sempre di più, perché abbiamo fatto l'ultima estensione, abbiamo speso 10 milioni di dollari, che sarebbero circa 10 miliardi di lire, e il club è una continua
crescita, una continua, non so come dire, c'è gente che vuole venire in questo club perché vedono che sarà un grande futuro, per, non soltanto per gli italiani, ma per il futuro dei nostri figli e dei nipoti dei nostri figli. Perché io sono catanese, puro sangue, perciò... Si sente dal vero. Io vedevo quando c'era Angelo Musco. Bella. Però rinnovare quello che si vedeva tanti anni fa è stato veramente, veramente stupendo. Bello vedere. Cioè, abbiamo provato una soddisfazione immensa. Tutto. Da quanto tempo non vedevo uno spettacolo del genere? No, 24 bella. Anni. Ah, di più di 24 anni. Dunque, noi 24 anni, uno spettacolo del genere l'abbiamo visto circa 27 anni fa. E ho avuto la fortuna di vedere Musco recitare. Sì, io lo vedo. E Rosina Anselmi abbiamo conosciuto. E Rosina Anselmi pure. E Rosina Anselmi abitava proprio vicino dove abitavamo noi altri. Rosina Anselmi recitava assieme a Angelo Musco. Lei forse non se la ricorda Rosina Anselmi. Rosina Anselmi era la patina, proprio quella che faceva la parte della madre. Della moglie. E Rosina Anselmi la faceva, perché anche lei è catanese. Bello veramente. Ma ricordare i tempi passati è stato veramente stupendo. Cioè dire, alle volte non so, ma La pelle d'oca. È presente qui alla rappresentazione delle compagnie di Giarratana e Chiaramonte il console generale italiano a Sydney, dottor Fabio De Nardis. Intanto, ecco, grazie per questa sua presenza, e volevo dirle se è vero quello che diceva il presentatore all'inizio, c'è stato bisogno di una traduzione perché lei non è siciliano. No, io non sono siciliano, sono nato a Roma e ho vissuto a Roma e ho fatto gli studi a Roma e sono laureato a Roma. I miei genitori erano di origine, erano abruzzesi, nati e morti in Abruzzo, e quindi ho così nella memoria la parlata del sud, del regno delle due Sicilie se vuoi, ma effettivamente ci sono dei passaggi difficili, ma questa è una delle tante occasioni che mi si offrono per conoscere meglio la Sicilia. Devo dire che forse è strano, ma è vero che io sto conoscendo la Sicilia qui in Australia, sono molte le associazioni di siciliani provenienti da vari paesi, da varie zone, paesi e zone forse che sulla carta geografica risultano molto piccole, ma che invece qui hanno una rappresentanza importante. Sono dei gruppi che hanno mantenuto tradizioni, direi non così folcloristiche, tradizioni, anzi al contrario, tradizioni molto importanti e che vanno alla verità dell'uomo, all'intimo dell'uomo. Questa bella pizzeria così animata del nostro amico Luigi, abbiamo trovato due meravigliose ragazze, figlie di italiani. Vorremmo presentarle, sono... Sonia, Vilma. La conoscenza di queste due ragazze ci dà l'occasione per parlare un po' della condizione in cui vivono i figli di coloro i quali sono partiti un giorno dall'Italia per trovare qui il lavoro. Vediamo, Sonia, che cosa fa in Australia? Durante la settimana faccio la parrucchiera e sabato e domenica sera canto a una sale matrimoniali. Sono meglio qua le paghe che in Italia. Ti hai mai sfiorato il dubbio di tornare in Italia? Sì, un giorno vorrei, anzi sono stato l'anno scorso per 7 settimane e 3 anni fa per 1 anno ci sono abitata. Tu sei originaria di dove, la tua famiglia? Cioè, io sono nata a Roma, però mamma di Frosinone Aladri, cioè Aladri pronuncia Frosinone, e papà di Napoli. Come vivete voi ragazze il rapporto con gli altri italiani, soprattutto della vostra età, e con i giovani australiani? Vi trovate meglio con gli italiani oppure con gli australiani? Cioè io sto meglio con gli italiani, sì, ci abbiamo degli amicizi con gli australiani pure, però andiamo più d'accordo italiani con italiani o altri, diciamo, ragazzi europei sempre. E per una giovane della tua età il tempo libero come lo trascorri? Quando ce l'ho il tempo libero lo trascorro tra gli amici, usciamo, andiamo a ballare o veniamo a prendersi un caffè.
e basta. Signor Luigi, ci parli un po' della sua attività imprenditoriale, come è nata e come va? Se è contento di questa gestione? Sì, questa pizzeria l'ho aperto perché ho visto che in questo Australia non c'era un locale simile così. Allora io ho pensato di creare una pizzeria notturna perché tante ragazze italiane, siciliane non avevano posto dove andare e così la sera dopo la tarda ora vengono qua con la ragazza a passare un po' di tempo a prendere una pizza e così ho impegnato la famiglia che lavora in questo notturno dalle 7 alla mattina alle 4 pomeriggio. Si sono incontrate tante persone che mi domandano, dice Luigi, io nella tua pizzeria ho trovato la ragazza che mi è piaciuta e mi sono sposato, gente che pure che non le conoscono che parlano tutto di questa pizzeria da Luigi. Le posso assicurare che le sue pizze sono tra le migliori che mai un siciliano abbia potuto gustare. Lei è originario di? Originale sono della provincia di Messina, Tortorici, da bambino. Mio papà all'età di 6 anni, dopo la guerra, si è mosso nella provincia di Enna e così sono cresciuto nel paesetto che si chiama Nessoria. Signor Gioacchino Di Lorenzo, proveniente da? Gibellina, provincia di Trapani. Quanti anni fa è partito alla volta dell'Australia? Noi abbiamo lasciato l'Italia nel novembre del 1963. E qual era la sua attività di lavoro a Gibellina? A Gibellina facevo l'autista, si faceva un po' di lavoro in giro guidando macchine e dopo mi trovavo militare e ho preso una licenza illimitata. E c'è stata questa opportunità di lasciare il militare per venire in Australia. Ed in Australia cosa ha fatto? Ci siamo messi a lavorare con una fabbrica di carovane che sarebbero delle, nemmeno so più il nome come si traduce in italiano, ma facevo il caporeparto in questa fabbrica per un 15 anni e dopo ci siamo messi a lavorare in conto proprio nell'importazione della ceramica dall'Italia. Signora, e mi voglio uscire a fare tutta. Sentiti, lascia parlare all'uomo. Vedi, a così ammazzavo un errosato. Commosso veramente, vi ringrazio a tutti di vero cuore, vorrei dire milioni di parole, tante parole per ringraziarvi di tutto ciò che mi avete portato in questa settimana. Una piccola settimana di 7 giorni mi avete portato 20 anni di cose dimenticate e questo è un ricordo per me che rimarrà per tutta la mia vita e farò di tutto il possibile di venirvi a trovare il prossimo mese a vedere questa splendida, bellissima città che ho notato ieri sera sopra, che si vedeva. Di nuovo ringrazio a tutti, mi sento tanto felice di avervi conosciuto. Tutti quanti. Bravo. Angelo Stivale e invece ve lo presentiamo il tesoriere della Federazione delle Associazioni Siciliane del Nuovo Galles del Sud. La federazione è iniziata appena da 2 anni praticamente, ancora finanziariamente siamo un po' scassoliti, diciamo, proprio a siciliana, ma speriamo che ci cominciamo a rimettere, sempre che le prospettive sono buone. Il presidente, il nostro presidente Rossi Maniec, ha tanto entusiasmo di portare avanti questa federazione per mantenere tutte le varie associazioni siciliane, che ce n'è parecchie a New South Wales, unite, ed avere dei stretti contatti con la nostra terra d'origine, la bella Sicilia praticamente, quella è la cosa importante. Angelo, vuoi dare un saluto agli amici siciliani e ai tuoi parenti di Cerami? Senz'altro, il saluto lo do volentieri, prima di tutto un saluto praticamente a tutti i siciliani, e a tutti i parenti ed amici e coetanei che vivono ancora a Cerami.